Lo chef stellato Gianfranco Vissani in città per partecipare nei giorni scorsi ad un'iniziativa sulla pasta del Munda. Purtroppo, ammette lo chef stellato, vulcanico personaggio amato e molto seguito in TV, i prodotti non sono più quelli di una volta, i segreti che i contadini conoscevano non ci sono più e aumentano le malattie, come i tumori. La sofisticazione è che noi abbiamo oggi tante malattie, non si sa da quale arrivano, i tumori sono aumentati, la glicemia ci spacca, i cuori scoppiano, perché i prodotti non sono più come una volta che venivano zappati con la terra, veniva messa il mazzo di rose rosse sopra i filari perché vedeva quest'uva, se per caso si vedeva che la rosa perdeva, il filaro andava bene. Questo qui vale per il grano, tutte queste piccole tecniche che i contadini sapevano. Oggi non si fa questo discorso, oggi è cambiato la severità, non c'è più, oggi devono far quadrare le aziende e se non fai, come dice sempre il Signore, il discorso economico, le aziende chiudono. E questo qui non è che mi dispiace dire questo, però se non c'è il discorso economico le aziende non possono andare avanti. L'Aquila è una città che va aiutata, dice Vissani. Dolce Gabbana, Hermès, dovrebbero mettere tutti il proprio negozio qui. Come devo fare anch'io, dice Vissani. È l'unica strada per aiutare, per far ripartire davvero l'economia. Torniamo al nostro bricolage. Il maiale sotto casa, una vacca, un po' di pecore. Cerchiamo di avere, basta con questi vegani che veramente... Cerchiamo di avere la qualità della vita sopra le righe. Io voglio essere il primo a avere queste opportunità. Io stavo dicendo prima, bisogna che devo chiamare Patrizio Bertelli, deve capire, deve aiutare l'Aquila, metta il suo negozio. Dolce Gabbana, mettono il suo negozio, li conosco tutti quanti. Hermès, mette il suo negozio. Tutte, una serie di boutique che fanno lustro e io verrò a mettere il mio locale. E poi, essendo uno chef stellato, non poteva che non pensare a un piatto dedicato all'Aquila. Lo zafferano di Navelli, che poi quando mi hanno detto che faceva il sindaco di Navelli e la moglie mi sono entusiasmato io, perché proprio queste cose vanno sempre... Ma non so cosa potrei fare, cioè, penso che una pizzella calda, con il sanguinaccio che si faceva una volta, con sangue e cioccolato, sarebbe il massimo.